Buon sabato 29 luglio. Il Vangelo di oggi ci porta all'interno della dimensione del dolore della morte. Oggi è la giornata di Santa Marta. In casa ci sono Maria e Marta che sono addolorate per la morte del loro fratello Lazzaro. Maria è in casa. Marta, al sentire dell'arrivo di Gesù, gli corre incontro e esprime tutta la sua fiducia nei confronti di Gesù. Lo ascolta, ascolta la sua parola, che è parola di vita e di resurrezione. Questo è un modo attraverso il quale noi esseri umani siamo chiamati a reinterpretare l'esperienza del dolore della morte, della perdita, generando costantemente un incontro con Gesù che viene costantemente a noi, è presente, è il Figlio di Dio che è qui tra noi per sempre. Ma leggiamo il brano del Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria per a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Due posture diverse, complementari del modo attraverso il quale l'umanità vive l'esperienza del dolore e della morte. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te lo concederà. Estrema fiducia, estrema espressione di fede da parte di Marta. So che se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma qualunque cosa tu chiederai a Dio, te lo concederà, ne sono certa. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà, la rassicura. E gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù precisa un altro punto fondamentale del rapporto che noi abbiamo con la vita e con la morte, con il dolore e con la sofferenza. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, avrà, vivrà. Anche se muore, vivrà. Difficile ovviamente da comprendere questo passaggio. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Una domanda difficilissima. Pensiamo se fosse rivolta a noi. Chi crede in me vivrà in eterno. Crediamo veramente in questo incontro con Gesù? E dobbiamo imparare da Marta. Rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù è nel mondo, è la parola che si è fatta carne, è il Figlio di Dio che abita insieme a noi in questo mondo e siamo chiamati a incontrarlo e a farci incontrare da questa presenza della vita in Gesù, da questa costante presenza di una vita che risorge, che è la vita eterna. E così si esprime Papa Francesco in occasione dell'Angelus del 29 marzo 2020 relativamente a questo brano del Vangelo. Gesù avrebbe potuto evitare la morte dell'amico Lazzaro, ma ha voluto fare suo il nostro dolore per la morte delle persone care e soprattutto ha voluto mostrare il dominio di Dio sulla morte. Gesù accetta il dolore per la morte dell'amico e contemporaneamente testimonia il dominio di Dio sulla morte. In questo passo del Vangelo vediamo che la fede dell'uomo e l'onnipotenza di Dio, dell'amore di Dio, si cercano
e infine si incontrano. La nostra fede si incontra con l'onnipotenza di Dio. È un incontro all'insegna della vita. È come una doppia strada, dice Papa Francesco, la fede dell'uomo e l'onnipotenza dell'amore di Dio, che si cercano e alla fine si incontrano, cercarsi e incontrarsi. Lo vediamo nel grido di Maria e Marta e di tutti noi con loro. Se tu fossi stato qui. È il grido dell'umanità sofferente, se tu fossi stato qui. E la risposta di Dio non è un discorso. No, la risposta di Dio al problema della morte è Gesù. Questa è la risposta di Dio, è il risorto. Colui che fa l'esperienza della morte e risorge. Io sono la resurrezione e la vita, abbiate fede. In mezzo al pianto, continuate ad avere fede, continuare ad avere fede, luogo nel quale noi siamo incontrati e incontriamo Gesù, anche se la morte sembra aver vinto. Togliete, ci dice Papa Francesco, la pietra dal vostro cuore, lasciate che la parola di Dio riporti la vita dove c'è morte. Riportare la vita dove c'è morte è l'essenza della vita cristiana, è il compito che noi abbiamo nel percorrere la nostra esistenza alla costante ricerca di Gesù, un Gesù che ci incontra, ci viene incontro. Non siamo solo noi che andiamo incontro a Gesù, è Gesù che ci incontra. Si incontra nella dimensione dell'infinito amore di Dio, della sua misericordia, della sua dolcezza, della sua presenza, nella dimensione della giustizia e dell'amore e di liberazione dall'angoscia della morte, perché è il Dio dei viventi, non il Dio della morte. È il Dio che testimonia la realtà della vita eterna che noi possiamo sperimentare nell'incontro con Gesù. Capisco che soprattutto nei momenti di sofferenza e di perdita, di dolore e di morte, tutto questo è molto difficile da comprendere. E come ci ricorda Papa Francesco, non è che dobbiamo inanellare chissà quali discorsi, dobbiamo fare esperienza dell'incontro con Gesù e questo ci porta a sperimentare quella presenza come luogo della vita e della resurrezione. Buona giornata a tutte e a tutti.